We Are The Net presenta. Brandstorming. Consigli per creare, curare e far crescere il proprio brand. Con Elena Re, Diego Merlo e Fabio Mattis. Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, oggi terzo episodio di questo nuovo format e parleremo della routine. Siccome in tutti i percorsi che si fanno, in tanti percorsi che si fanno, la prima cosa che ti dicono è devi creare una routine e da quello che io so ci vogliono 21 giorni per creare una routine e 21 giorni per distruggerla. Questo è quello che dicono. Ecco, io infatti vedo già Elena che fa no, questo è quello che questo a me... Questo è delle cellule. Che non hanno passato, no, le cellule anche, ma questo è quello che a me hanno passato dal punto di vista neuronale. Quindi diciamo che la routine può essere positiva o negativa, sicuramente. Io sto combattendo personalmente sul fatto di creare una routine, perché nella mia vita, che è fatta tutta di incastri, la routine è l'ultima delle cose che c'è all'interno, però in realtà ho scoperto che se ti crei una routine mattutina e una routine serale, o comunque una routine in generale, andando come giustamente la mia coach Elena Re, che non so se tu Fabio conosci, ieri mi ha detto molto bravo, devi, Marco, se noi abbiamo affrontato un discorso che sarà fatto la prossima volta, che è la gestione del tempo. Ok, la prima cosa che mi ha detto è stata tu devi partire al contrario, quindi andare a prendere il tuo tempo libero. Io invece faccio sempre l'opposto, parto da tutto il resto e poi arrivo e dico ok, il tempo libero va bene, non c'è, non ho più lo spazio. Quindi la mia routine partirà dal cercare dei momenti di tempo libero o comunque di ricarica delle batterie. Quindi ditemi che cosa ne pensate voi. Allora io partirei, Fabio, se tu sei d'accordo, anzi prima da te, così dici due cagate, lei dice che non sono vero e siamo a posto. E poi finiamo con Elena che dice delle cose sensate su quello che è la routine. Ok, no, cagate. Nel senso... No, ma... nel senso che poi lei dice la parte scientifica, quella reale. Tu dici quello che credi, che va bene. Io credo, risorgerò. No, allora... questo mio corpo vedrà lui partito, lui parte forte subito. Veramente. No, allora, la routine per me è... Allora, è una, diciamo, parte importante, nel senso, per esempio, per me, parlo del mio lavoro, che quindi è anche divulgare un po' di cose del digitale, e anche, per esempio, la mattina io mi sveglio, faccio la colazione, le mie cose, eccetera, per me, ad esempio, c'è, quando riesco, non tutti i giorni, la meditazione, e poi c'è la creazione dei post. Io li faccio quasi tutti a quest'ora qua che stiamo registrando praticamente. Anzi, a quest'ora ho già finito in realtà di pubblicarlo. Per me quella lì è una routine perché facendo tutti, cioè non mi viene più pesante. Certo, quella roba lì me la sono costruita. Non è che tutte le mattine mi sveglio e dico penso cosa devo pubblicare, eccetera. No, ho dei sistemi che mi suggeriscono loro cosa devo pubblicare perché mi arrivano le informazioni o sullo smartphone, o sul computer, eccetera. La routine, per me quello è la routine buona. Poi c'è una routine meno buona che è quando, di nuovo torniamo un po' alla zona di comfort, eccetera, quando ci sono delle cose, che ne so, dei lavori, ripeto, io sono ancora, per una certa parte, ancora programmatore, dove tra l'altro in programmazione esistono le routine, che sono proprio dei processi che vengono ripetuti. Beh, io quei processi di programmazione in questo momento le vedo come cose malate per me, perché mi fanno bloccare, quindi ripetere sempre le stesse cose mi fa sentire una catena di montaggio di cui io mi voglio staccare possibile, perché c'è il rischio di, meno dal mio punto di vista, di bloccarsi, di fermarsi, di non evolvere anche mentalmente, ma dico mentalmente nel senso di obiettivi, di cose, eccetera. Quindi rompere la routine, secondo me, per quanto ho sentito che non faccia sempre così bene,
io vedo ad esempio il mio gatto, presente, i gatti sono degli animali di super routine, fanno sempre la stessa cosa, stessi passaggi, o i bambini sono anche super routine. Quando rompi questa routine vanno fuori, però secondo me imparano anche qualcosa quando rompono completamente la routine, e secondo me vale anche per noi adulti, questo è quello che... Io lo vedo anch'io sui miei figli, vedo che ci sono dei momenti in cui io apposta faccio in modo di rompere un po' la loro routine, perché comunque ho visto che quando la rompi subito vai in crisi momentaneamente, e poi dopo però in realtà, come dici tu, recuperi, cioè impari cose nuove, ne crei un'altra. Sì, probabilmente, e qui adesso ci dirà Elena, se ha un senso ogni tanto rompere la routine e cambiare, perché routine può essere dal punto di vista, dal punto di vista della parola, non mi veniva l'altra parola che volevo dire, non importa, può essere positiva o negativa sicuramente, e bisogna capire quanto, perché poi tutti parlano, ormai tanto tutti si parla comfort zone, routine, ok, ma la routine ha un senso? Se ha un senso, ha un senso romperla ogni tanto, anche se positiva, oppure quando trovi la routine... devi proseguire a fare quella. Prima che rispondi devo dire una cagata pazzesca. Quando hai detto Fabio al mattino non mi alzo, pensavo che dicessi e devo correre come la gazzella in Africa, ho detto no, devo correre, immaginare in bagno, te che corri giù dal letto, io pensavo che doveva correre in bagno. Ma infatti guardate che il post dell'ora della cacca è il migliore, perché sono tutti lì fermi a fare la loro cosa, e... è vero, concentrati. L'ora della cacca è il migliore per pubblicare. Vai Elena, dici tu. Beh, allora su questo argomento ci sarebbe veramente a dire un sacco di cose. Io intanto come primissima cosa vi cito un aforisma, perché vorrei mica, che è questo: se semini un pensiero dopo che lui risorge tu puoi anche citare un aforisma. Se semini un pensiero raccogli un'azione, se semini un'azione raccogli un'abitudine, se semini un'abitudine raccogli un carattere, se semini un carattere raccogli un destino. Allora questa, secondo me questo è... Ah, io me ne vado. No. Hai appena finito di dire che invece tu hai le tue routine, in realtà questa secondo me è l'essenza del lato positivo della routine. A me la parola routine non piace. Non piace perché a me ricorda invece... tutte quelle giornate sempre uguali, i genitori che fanno sempre gli stessi orari perché il loro lavoro è rutinario, tu che fai sempre gli stessi orari perché la tua scuola prevede quello. Scusate, niente coronavirus. Covid! Lo tosse, bevo. E quindi, ecco, a me la routine di per sé non piace molto, io sono molto più per l'uscita dalla comfort zone, quindi spezzare la routine. Da questo punto di vista è vero, però se noi guardiamo le cose come le ha dette prima Fabio, da un punto di vista di abitudine che è a sostegno del nostro stile di vita, non in contrasto con il nostro stile di vita, in realtà noi ci rendiamo conto che tante cose le facciamo in modo abitudinario, perché in qualche modo, in qualche momento della nostra vita sono state instillate dentro di noi, in famiglia, a scuola, di solito è roba di quando eravamo piccoli, e continuiamo a ripeterle, per cui abbiamo tutta una serie di abitudini più o meno evidenti che ci mettono nella condizione di non essere veramente padroni di noi stessi. In questo senso distinguiamo la routine sana e quella appunto che tu ti crei a sostegno del tuo modo di vivere, di lavorare, quindi Fabio che al mattino fa tutti i post, è un modo di organizzarsi e di mandare anche dei segnali a se stesso, cioè questo è il momento in cui io mi impegno a fare ciò, quindi okay, lo faccio, e di solito il cervello compartimentalizza il tempo e sa che quel tempo lì è dedicato a un'attività specifica e non se ne preoccupa più. Questo risparmia energie. Poi dall'altra parte c'è invece il discorso della routine, quella che uno mantiene appunto senza rendersene conto, ecco, quella invece io sono dell'idea che più si rompe meglio è, non nei bambini più di tanto, nel senso ogni tanto nei bambini sì, ma ogni tanto, stessa cosa, vabbè gli animali mi preoccupano meno, però anche loro effettivamente hanno bisogno comunque di avere questo genere di conforto, cioè se le cose succedono in modo prevedibile, questo va a sedare l'ansia per l'ignoto, per il mistero.
cane e gatto mi preoccupano meno, ripeto, un bambino, soprattutto in questo periodo in cui tante cose sono cambiate, le loro routine sono state sconvolte, creare una nuova routine, aiutarli a crearsi una loro routine è sicuramente un'ottima cosa. Però detto questo, il discorso della routine, secondo me bisogna vederlo in tanti, cioè da tanti punti di vista. Per esempio, una cosa molto famosa, insomma un aneddoto che viene ripetuto è: avete mai notato che Mark Zuckerberg si veste sempre allo stesso modo e Steve Jobs si veste sempre allo stesso modo, perché così evitano di scegliere e risparmiano energie decisionali. Ecco, la routine può aiutare anche in questo. Magari perché... hanno gusti di merda a vestirsi. Cioè... Esatto. Sì, vabbè, o però forse sai... non hanno soldi abbastanza per comprarsi. Perché, sicuramente... Tipo Elon Musk lo vedo sempre vestito diverso. Per dire. Sì, esatto, ma infatti il discorso è ognuno ha le sue, ognuno ha il suo modo di vivere. Secondo me ha senso crearsi la propria routine personale. Per questo, allora, io ho letto il famoso libro delle 5 del mattino, il Miracle Morning. Quindi alle 5 del mattino ti svegli, fai prima quello, poi quell'altro, una routine in 6 passi. Sì, è vero, l'ho anche fatta, l'ho provata, perché vuoi non provare. Ti fa stare bene, ma non è la mia. La mia, è, alla fine, poi me l'ero adattata. Poi a un certo punto mi sono resa conto che la mia routine andava a scontrarsi con quella della mia famiglia e l'ho riadattata. Perché non posso svegliare tutti alle 5 del mattino solo perché a me gira di svegliare alle 5 del mattino. Dato che i cani poi si svegliano, svegliano tutti, tutto il resto della famiglia. Quindi... Se vuoi continuare ad avere una famiglia, no. Esatto, vediamo un pochino. Ci sono tutta una serie di cose che si possono fare per sostenersi senza appunto perdere energie, ma senza neanche cadere nella psicopatologia, che non è il caso, secondo me. Bene, direi che... Per quanto riguarda... Aspetta, c'è ancora una cosa che voglio dire. Quanto tu il dito, perché prima l'ho agitato bene, allora adesso lo riagito. Metti il dito che te lo taglio. non sono 21 giorni, non è così. Quanti sono? No, allora, in realtà sull'argomento... Questo è un mito della formazione. Quindi okay. I vari guru ti dicono questo, effettivamente lo si è creduto per molto tempo. Io per prima lo pensavo e fino a qualche anno fa... In realtà ci vuole molto più tempo per creare un'abitudine, si parla di 80-90 giorni, un 3 mesi tendenzialmente. Tipo il lockdown. Tipo il lockdown, uguale. Esattamente. Ormai è un'abitudine, adesso tra qualche mese ne facciamo un altro. Così infatti, no, vabbè, diciamo che quello che è importante capire è anche quanto viene ripetuta la cosa, perché è ovvio che se la mia abitudine è un'abitudine che ripeto una volta a settimana, ci impiegherò un sacco più di tempo. Se qui ecco, possiamo magari mettere in campo le famose 10.000 volte che ci servono per imparare veramente a fare bene una cosa, anche queste sono... opinabili, però di nuovo se vogliamo diventare dei maestri in determinate situazioni abbiamo necessità di ripetere un tot di volte e 21 non bastano, 21 giorni sicuramente, a meno che tu non lo faccia dalla mattina alla sera 24 ore al giorno, ma anche così vuol dire che ti sei quello tolto... di lavoro, continua a fare sì, esatto, ti sei tolto dalla tua vita quotidiana e questo significa che la prima volta che rientri nel vecchio ritmo ti perdi tutto quanto. Quindi no, caliamola nel quotidiano e va bene così. Bene, direi che come discussione di che cos'è la routine può già essere un buon inizio. Secondo me ce n'è ancora un po'. Ci potremo fare una seconda puntata la prossima settimana. Ecco, così volendo. Di nuovo il dito come la maestrina. Così almeno vediamo se io mi ricordo che non sono 21 giorni ma sono 3 mesi. No, però la routine è importante, ma penso che tutti questi argomenti siano comunque molto importanti per tutti noi, perché io credo che la crescita personale, il modo in cui viviamo sia poi alla fine basilare per ciò che facciamo fondamentalmente, secondo me, perché tutto quello che facciamo parte da noi. Se noi non miglioriamo noi come persone, non ci mettiamo sempre in discussione, automaticamente tutto viene meno. Questo è il mio pensiero, giusto coach? Io sono d'accordo. Fabietto, cosa ne pensa? No, condivido assolutamente.
Io sono assolutamente d'accordo. Poi dipende sempre dal punto di partenza, che cioè uno magari è già più migliore degli altri, la parte da e qualcuno invece è più peggiore. Pensa che bell'italiano. No, vabbè. No, e quindi ci mette più di tempo. O magari scopre che deve essere più migliore, fa più, insomma, casi sono tantissimi. Se uno è più migliore e se fosse il palo fosse gol, saremmo tutti contenti, come aveva detto Pasquale Bruno. Se il palo fosse entrato in rete, però no, il discorso è che secondo me, come dice giustamente Elena, adesso io ci scherzo quando abbiamo iniziato a fare questo percorso, però in realtà ha detto una frase giusta, fai un percorso con chi capisci che lo vuole fare. Perché altrimenti è come quando si parla di routine o di comfort zone, no? Diventato un modo talmente ampio, cioè tutti ormai parlano di questo. Dal 2 al 3 senti, bisogna uscire dalla comfort zone, però l'altra volta abbiamo detto, ok, ma se nella mia comfort zone io continuo a fare delle cose che portano a delle cose positive, per quale motivo io poi non devo più farla? Punto di domanda. E poi la comfort zone qual è? Perché la comfort zone mia, la comfort zone di Fabio, penso che sia una comfort zone che ha un senso, perché continuamente cambia delle cose e cerchi sempre cose nuove. Quindi credo che sia positivo la crescita personale, però bisogna volerlo, perché è il discorso della routine. Cioè, dire che ci si deve creare una routine va bene, ma come dice Elena, secondo me la routine è la mia, non può essere la routine che mi dà qualcun altro, perché se no già secondo me la prendi come un'imposizione. Cioè devo fare una roba che mi ha detto lui che devo fare, ma se tanto non la sento mia, io devo trovare la mia. Cioè, ma poi non Fabio, è solo una penso questione... che tu lo faccia... Yes. Scusami, non è solo una questione del prenderla come un'imposizione, perché qualcuno la prende come un'imposizione, qualcuno la prende come una scusa. L'ha detto lui, sì. Io la faccio, certo. E così non mi assumo la responsabilità veramente di ottenere dei risultati. Quindi anche no. Perché lo il famoso scaricabarile, no? Quando si dice che la gente non prende le proprie responsabilità è sempre colpa degli altri, no? Infatti. Qualsiasi cosa... Io sono il primo che se sbaglia, alzo la mano e dico, ho sbagliato. D'altronde, se non fai, non sbagli. Se sei lì e basta, è così. Quindi cioè, Fabio fa la sua al mattino presto, perché probabilmente lui si sente... Io dovessi alzarmi alle 5 per meditare e fare quella roba lì, poi vado a dormire alle 9. No, ma non mi alzo alle 5. Non sto in piedi tutto il giorno. Non mi alzo alle 5. Dire... No, però se mediti, fai post, cioè ti devi... Ah, io mi alzo tendenzialmente giusto il tempo per calcolo i secondi per far colazione per essere pronto per uscire di casa, quindi guardo anche, no, guarda anche 15 minuti di Netflix in realtà. Pure pensa che a me le serie sì, no, è tutto dalle 7:30 alle 9, poi comincio a fare il lavoro classico, cioè non è che allora per me l'orario di ufficio tra virgolette comincia alle 9. Vabbè, quello ci sta, è giusto. Poi, sempre comunque, per esempio stamattina che abbiamo registrato alle 8:30, ho fatto un post, il più veloce da fare per me è l'audio, e quindi io ho fatto l'audio su Telegram, perché sapevo che non avevo tempo. L'ho visto che anch'io. Mi hai commentato. L'ho visto. Però vedi, esempio, io il mio contenuto l'ho fatto. Esatto, per oggi io ho dato, io sono a posto per oggi. Esatto. Adesso passi al resto della giornata. Adesso passi al resto della giornata. Infatti. Va bene ragazzi, io vi ringrazio anche questa settimana e ci vediamo la prossima settimana per proseguire le nostre discussioni che stanno piacendo molto, e quindi bene, andiamo avanti così, routine o non routine, comfort zone o non comfort zone. Prossima volta decidiamo se fare una seconda parte sulla routine o se andare a prendere da quel famoso foglio che ha Elena dalla settimana scorsa, o da 2 settimane fa, per andare a cercare l'altro. Ad esaminare, ok. Ormai è mitico quel foglio lì. Sì, sì. E insieme all'altro foglio che ieri mi diceva, ma domani parliamo di routine, ma ce l'avevo su un foglio e che non trovavo. No, ma ecco, per esempio, questa è una cosa che, vabbè. La prossima volta parliamo di routine e organizzazione del tempo. Sono preparato perché ho fatto un corso un mese fa. Infatti Fabio, quando ho detto quella cosa a Diego sul partire dal fondo, sei stato citato. Sì, è vero. Mi ha detto, come ha detto Fabio, l'altro ieri. Infatti io mi ricordo, quella adesso mi è rimasta e infatti devo andare a pianificare e devo tenere conto di quella cosa, perché io davvero ho sempre fatto il contrario. In realtà no. Ma la maggior parte delle persone, prima il dovere, poi il piacere, tendenzialmente è l'apoteosi del... No, è vero. Dimenticarsi di se stessi. Esatto. Va bene. Ciao bene, ragazzi. Buona giornata, ciao. Buona giornata. Alla prossima, ciao.